Sigep 2020, ci troviamo allo stand della torrefazione Kimbo S.p.A. e siamo in compagnia di Francesca Capolongo, la Project Manager Oreca dell'azienda. Francesca, benvenuta sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie. Raccontiamo, laddove fosse possibile, gli ultimi 60 anni di questa azienda in 60 secondi. Sì, diciamo che Kimbo è un'azienda che ha oltre 60 anni, nasce a Napoli, nel quartiere Sanità, con una piccola pasticceria, e da lì inizia a far conoscere il proprio caffè e da lì nasce e cresce la richiesta di caffè, del caffè Kimbo ai clienti del quartiere. Ma le aspettative e la determinazione dei fratelli Rubino fanno sì che l'azienda inizia a produrre la classica mattonella, distribuirla in Campania, diventare leader della regione e poi crescere a livello nazionale. La crescita esplode con il primo testimonial all'epoca, Pippo Braudo, che fa sì che l'azienda appunto acquisisca una brand awareness del 98%, quindi una crescita e una conoscenza del brand a livello nazionale, e così inizia anche a diventare un brand riconosciuto. Ma non solo questo, inizia a crescere anche all'estero, quindi si punta anche verso i mercati fuori Italia e ad oggi esporta in oltre 40 paesi del mondo. Ricordiamo che non basta essere semplicemente popolari per essere poi famosi, perché il gusto di Kimbo è un gusto unico. Assolutamente, l'azienda crede, continua a credere e punta sulla qualità. E i proprietari, i Rubino, credono fortemente che la qualità sia uno dei punti fondamentali per il brand, e quindi il prodotto continua ad essere un prodotto assolutamente di alta qualità. Cosa proponete in questa 41esima edizione di Sigep? Allora, oggi siamo qui al Sigep con l'esposizione di tanti prodotti. Abbiamo tutta la gamma dedicata alla sostenibilità, quindi il Bioorganic, Fair Trade e l'UTZ. Abbiamo tante novità relative alle bevande complementari, perché l'azienda punta sempre di più anche al trend del salutismo. Quindi riusciamo a colpire l'occasione di consumo per il consumatore, che è un po' più attento appunto anche al gusto ma anche al benessere. E quindi abbiamo lanciato una nuova gamma di 8 referenze complementari al caffè, che vanno dal ginseng e cacao, zenzero, fino ad arrivare alla tisana zenzero e limone. Siamo poi qui con tante masterclass, abbiamo ospitato anche Gennarino Esposito, che ha presentato la miscela con la quale abbiamo collaborato. Ho lavorato con lui, il 5 origini, firmato su Gennarino, abbiamo fatto una masterclass con lui e abbiamo fatto assaggiare agli avventori il prodotto con diverse estrazioni, quindi dall'espresso alla cucuma napoletana, la classica napoletana, la moca, fino ad arrivare alle capsule, alle cialde, quindi presentando tutta la gamma di prodotti. Non ci siamo fermati solo a questo, abbiamo ospitato anche Lucio Dorsi e Lorenzo Fallovo, il vincitore di Bar Italia 2019, e adesso Fabio consentimi di offrirti un caffè Kimbo, un espresso, perché noi sai benissimo che puntiamo sul piacere di un espresso, il talento napoletano. E io lo sentivo dal profumo che era del barman che ha appoggiato le due tazzine qui mentre tu parlavi. Allora saluta tutti loro, mentre poi noi destiniamo tutte le nostre attenzioni all'espresso preparato sapientemente dal barman qui dietro. Grazie mille, grazie da Kimbo.